No, l'ordinanza verrà prorogata nelle stesse misure già presenti. Purtroppo non ci sono le condizioni per riaprire le scuole, anche il CTS nazionale e il quadro generale mostra che per la popolazione fino a 19 anni c'è una particolare incidenza e l'incremento dell'incidenza di questo tipo di varianti che qui sono molto presenti. Quindi anche sentito il mondo della scuola, i sindacati, comunque c'è stato un confronto in questa settimana. Apriremo le scuole dopo la Pasqua, continuerà ad andare avanti in didattica a distanza, le zone sottoposte, i comuni sottoposti a maggiori restrizioni, a cominciare dall'area metropolitana, avranno le medesime restrizioni, continuerà ad andare avanti la stessa disciplina, ci sarà qualche modifica, qualche comune che entra, qualche comune che esce, di cui daremo a breve l'elenco preciso, quindi con qualche piccola modifica, però ci sarà appunto di non, continueremo ad avere questa zona, particolarmente nell'area metropolitana, che continua ad essere la più colpita. È un'area che ha un'incidenza molto superiore a 250 su 100.000 abitanti e quindi è necessario continuare, anche se diciamo, la scelta di continuare con queste misure nasce dal fatto che nell'ultima settimana abbiamo registrato anche in questa area, che continua ad avere un'incidenza sopra 250, però c'è stata una diminuzione sensibile di questa incidenza. Vuol dire che le misure, anche se lentamente, anche se non con la velocità che servirebbe, stanno funzionando. Il quadro è, diciamo, di generale miglioramento da questo punto di vista. E quindi noi speriamo che magari la prossima settimana, se l'incidenza continuerà a diminuire, potremmo non avere bisogno, tranne qualche magari caso particolarissimo, potremmo non avere bisogno di adottare maggiori restrizioni rispetto a uno scenario arancione.